Giochiamo un po' su questa immagine, vediamo di crearsi questa specie di tappeto volante, come ho voluto intitolarlo. È comunque una sorta di out of bound, anche se l'immagine non uscirà dal quadro, uscirà comunque dal fondo della fotografia, e vediamo un po' come comportarci. Ci prendiamo il lasso poligonale, se non è visibile in primo piano, teniamo cliccato e lo ritroviamo qua al secondo posto. E descriviamo una sorta di rettangolo, cioè di poligono in prospettiva, questo per dare poi una dinamica più gradevole a quel che stiamo facendo. Non è importante essere precisissimi, poi volendo è possibile anche correggere successivamente se questo ritaglio non è fatto o non rende come si deve. Ctrl-C e Ctrl V per copiare e incollare, oppure modifica copia e poi modifica incolla. Ci si crea un secondo nuovo livello con la parte che abbiamo appena ritagliato. Naturalmente, finestra dei livelli aperta, se non è qua già presente, la ritroviamo nel menu finestra. Un clic col destro sulla miniatura del livello nuovo creato. E seleziona pixel, questo ci seleziona soltanto la parte che abbiamo ritagliato. Colore di primo piano bianco, modifica traccia, questo per descrivere un piccolo bordo che aiuti a staccare, posizione esterno va bene, io imposto 10 pixel perché la mia è un'immagine piccola, ma andrà adeguato alla dimensione della vostra immagine. E confermiamo. Ecco qua, cominciamo già a intravedere vagamente cosa può succedere. Possiamo deselezionare, quindi Ctrl D oppure menu seleziona, deseleziona. E andiamo a distorcere un pochettino questo quadro, proprio perché aumenti oppure si abbia la sensazione di un tappeto volante e perché si stacchi dal fondo. Quindi con menu modifica, trasforma. Altera, andremo a trascinare un po' i bordi e cercare di deformare, di dargli una sorta di forma di non così squadrata, ma leggermente ondulata che possa ricordare un drappo in volo. Non esageriamo per non deformare troppo il contenuto del quadro e a risultato soddisfacente possiamo confermare. Così com'è, sembra soltanto una parte dell'immagine contornata in bianco. Dobbiamo adesso crearci intanto un fondo diverso perché stacchi da questo e direi che se proviamo a convertirlo in bianco e nero, magari con un bianco e nero velato, leggero, sicuramente avremo un effetto di distacco mantenendo comunque quello che è tutto il contenuto dell'immagine. Quindi attiviamo il livello di sfondo e ci creiamo un livello di regolazione, terza icona centrale spuntando bianco e nero. Qui andrà a gusti, andrà in base all'immagine per poter rendere al meglio il distacco, il contrasto tra la parte del tappeto e quella dello sfondo. Io vado direttamente su bianco massimo, mi interessa che sia un bianco e nero morbido, leggero, proprio per avere un maggiore effetto di risalto della parte superiore. Chiudo e aggiungo anche un livello di regolazione sulla luminosità, quindi ancora la stessa icona, livelli, e intervengo sulle zone chiare per ammorbidire, per alleggerire questo bianco e nero. E chiudo. Non ci resta che aggiungere un'ombreggiatura che aumenterà ancora di più l'effetto di distacco, quindi un'ombreggiatura sottostante a questo livello. Possiamo farlo con gli stili di livello, quindi livello, stile livello, ombra esterna, ma in questo caso il rischio è di avere un'ombra poco credibile. Vediamo come può saltare fuori, naturalmente concentrandola come se la luce piovesse dall'alto, distaccandola di un bel po'. Allora avremo proprio questa sensazione di sollevamento in aria, dimensioniamo, quindi atteniamo il suo peso e vediamo un po' come va.
potrebbe anche andare bene. Il fatto che si proietti qui, in questa parte qua, è poco credibile. Però, insomma, se ci accontentiamo, può andare bene anche questo. In alternativa, possiamo crearci una vera e propria nostra ombra personalizzata. Quindi, se togliamo l'effetto speciale. Seleziona pixel tenendo cliccato il destro. Ci creiamo un livello nuovo sotto a questo del tappeto. Spostiamo con un qualsiasi strumento di selezione la selezione che abbiamo appena fatto. Impostiamo nero come colore di primo piano e con il secchiello sotto alla sfumatura, se abbiamo la sfumatura in primo piano, riempiamo. Ecco, in questo caso abbiamo la possibilità di intervenire con gli strumenti di modifica, quindi modifica, trasforma, scala, traccia. Eccoli qua, trasforma, ruota, inclina, distorce, prospettiva e altera. Questo ci aiuta magari ad accomodare quest'ombra perché sia un po' più credibile, un po' più verosimile. Possiamo deselezionare, Ctrl D. Intanto interveniamo un po' sull'opacità perché così sembrerebbe una bruttissima cosa. Interveniamo anche sulla leggera sfocatura, quindi filtro, sfocatura, controllo sfocatura ed usiamo in modo che sia più possibile simile a un'ombra. Cambia di poco rispetto al passaggio che ho fatto prima con gli stili di livello, è solo per avere un'ombra un po' più nostra, un po' più verosimile. Se interveniamo con gli strumenti di modifica, quindi modifica, trasforma, altera ancora, ecco qui stiamo lavorando sul livello dell'ombra, la possiamo adattare perché sia più meglio proiettata nella parte bassa, non c'è molta differenza, però ripeto, è meglio controllabile, abbiamo un risultato migliore. E confermiamo. Eccolo qua, il nostro tappeto volante è finito, o chiamiamolo anche out of bound, perché comunque esce un po' non dal bordo ma dall'immagine di partenza. Al solito salviamo in formato PSD per conservare, se vogliamo conservare tutti i livelli aperti, oppure dal menu livello, unico livello, compattiamo il tutto e salviamo in formato JPEG o in TIFF.